continuiamo col ripasso delle disequazioni di secondo grado, facciamo anche oggi qualche esercizio e poi vediamo anche come si affronta la soluzione delle disequazioni fratte, sempre di secondo grado. Cominziamo con questo esempio. Qui abbiamo un'equazione intera, cioè da un senza denominatori, già in forma normale, x alla seconda meno 4x minore di 0. Questo è un caso abbastanza semplice perché il nostro teorema di secondo grado contiene solo due termini. Il termine di secondo grado è quello lineare, il C è 0 per capirci. Iniziamo col metodo grafico, quello che consiste nell'interpretare la disequazione come una parabola con la condizione che la y della parabola sia in questo caso negativa, visto che nella disequazione c'era la richiesta che l'espressione sia minore di 0. Quindi andiamo a fare il grafico della parabola. E individuiamo le zone in cui l'ordinata della parabola sta al di sotto dell'asse delle x, dal di sotto in quanto qui abbiamo il minore di 0. Ok? Ok, facciamo il grafico della parabola y uguale a x alla seconda meno 4x, interpretiamo i coefficienti, a vale 1, a coefficiente di x alla seconda, davanti a x c'è meno 4, quindi b è meno 4. E c non c'è, quindi vale 0. Quando c è 0, il delta è sempre positivo, e se b è diverso da 0, quindi il delta in questo caso è b alla seconda, che è 14, che è 16, meno 4 alla seconda fa più 16. Quindi la parabola interseca l'asse dell'x in due punti distinti. Andiamo a trovarli. Possiamo sia usare la fattorizzazione oppure usare il delta, indifferente, e troviamo che i due valori in cui la parabola interseca l'asse delle x sono x uguale a 0 e x uguale a 4. Ok? Qui abbiamo una a che vale 1, quindi la concavità è verso l'alto. Ok? E gli elementi che ci interessano per fare il grafico della parabola ai fini della disequazione sono già in nostro possesso, perché non ci interessa il grafico esatto della parabola, ma ci interessa in particolare se il delta è positivo o negativo, quali sono x1 e x2. E il segno della concavità. Una volta che abbiamo questi elementi, possiamo tracciare un grafico, tra virgolette, qualitativo della parabola, quindi passa per 0, 0, per 4, 0, ha la concavità verso l'alto e quindi la parabola si trova sotto l'asse delle x nell'intervallo compreso tra 0 e 4, tra x1 e x2. Questa zona della parabola è sotto l'asse delle x, quindi qui l'y della parabola è negativo. Quindi le soluzioni della nostra disequazione sono quelle comprese tra 0 e 4. Ok? E domande fino adesso? Dicevo, il vertice non è irrilevante, cioè posso anche fare a meno di trovare il vertice. Mi basta sapere che la concavità è verso l'alto. Non è necessario che io faccia il grafico preciso, mi serve un grafico, mi è sufficiente un grafico qualitativo. L'informazione che la A è positiva, cioè la concavità è verso l'alto, fa sì che la zona negativa della parabola sia quella compresa tra tra x1 e x2. Quindi ripeto, ai fini della disequazione, attenzione, sottolineo, ai fini della disequazione della parabola mi basta sapere il delta, x1 e x2 se ci sono, e il segno di A, cioè se la concavità è verso l'alto o verso il basso. D'accordo? Se invece opto per il metodo algebrico o analitico, la cosa è più semplice perché qui addirittura il delta non mi serve, perché per scomporre il trinomio è sufficiente raccogliere la x, visto che c è 0. Quindi da disequazione di partenza, eccola qui, x alla seconda meno 4x minore di 0, sufficiente che io raccolga una x a sinistra, quindi ho subito la possibilità di fattorizzare l'espressione, e quindi vado a studiare il segno dei due fattori, x e x meno 4. La x è positiva se è positiva, è una tautologia, d'accordo, è già risolta. Il secondo fattore, x meno 4, è positivo se x è maggiore di 4 e si annulla in 4. Quindi posso passare direttamente alla tabella, la riga orizzontale superiore mi dà i valori della x. Su questi riporto i due. Prego.
Certo. Ho due fattori, no? Questo qui, fatemelo evidenziare, questo che è il primo e questo che è il secondo. E devo studiare il segno di ciascuno dei due. Quindi li riporto in tabella per poterli confrontare. X, il primo fattore, è negativo a sinistra di 0 e positivo a destra. Quindi avrò meno, più, e si annulla in 0. X meno 4 è positivo a destra di 4, quindi in questa regione, è negativo a sinistra e si annulla in 4. Dopodiché confrontiamo i segni. A sinistra di 0, in questa colonna, ho meno per meno che fa più. Tra 0 e 4 ho più per meno che fa meno e a destra di 4 ho più per più che fa più. In 0 ho 0 per meno che fa 0, in 4 ho più per 0 che fa 0. Quindi in 0 e in 4 il nostro trinomio si annulla, l'abbiamo già visto, ed è negativo nella regione dell'intervallo tra 0 e 4. Quindi le soluzioni sono 0 minore di x minore di 4. Attenzione, qui non c'è l'uguale, perché la disequazione richiedeva che x alla seconda meno 4x fosse minore di 0, non minore o uguale. In questo caso né lo 0 né il 4 sono soluzioni. Per individuare, una volta completato la tabella, per individuare quale intervallo è soluzione, devo andare a vedere cosa mi chiede l'esercizio. L'esercizio mi chiede quando è che questa espressione è negativa, quindi mi interessano i meno, e il meno cade in questo intervallo qui. Ok? Sono domande? Okay. Se è tutto chiaro. Beh, qui ce n'è un altro molto simile, io passerei direttamente alle disequazioni fratte. Vediamo qui tutto più avanti. Dovrebbero, le avevo messe se non sbaglio. Eccole qui. In questo caso abbiamo espressioni di primo e o di secondo grado, ma con la x denominatore, tipo questo esercizio. Immaginiamo di dover risolvere questa disequazione. X alla seconda meno 3x fratto x alla seconda meno 4 maggiore di 0. Ok. Qui ho anche, in questo caso ho due strade possibili. Posso utilizzare il metodo grafico, però in questo caso lo utilizzo limitatamente al numeratore e al denominatore. Quando confronto numeratore e denominatore, devo usare per forza quello analitico, ok? Perché questa espressione non è una parabola, è un rapporto tra parabole, d'accordo? Quindi se ci tengo a usare il metodo grafico, comunque alla fine dovrò usare quello analitico. Se invece uso quello analitico ab initio, posso usarlo una sola volta, cioè posso fare una tabella sola, che è più semplice, ok? Questa è una disequazione razionale di secondo grado fratta in forma normale, cioè a sinistra ho una sola frazione e a destra ho zero. Quando l'espressione è di questo tipo, si dice che la disequazione è in forma normale, standard o canonica. Anche qui la risolvo col metodo solito, cioè una frazione è a un certo segno, in questo caso positiva. Se il numeratore e il denominatore hanno lo stesso segno, che sono entrambi positivi o entrambi negativi, quindi anche in questo caso dovrò andare a considerare il numeratore da solo, il denominatore da solo, studiarne i segni e dopo confrontarli. Ok? Quindi andiamo prima di tutto a considerare il segno del numeratore, cioè di x alla seconda meno 3x, ecco. E mi chiedo quando è maggiore o uguale a 0. Attenzione, la scelta che faccio qui di porre il numeratore maggiore o uguale a 0 non ha niente a che fare con quello che c'è qui. Quello che c'è scritto qui, cioè il fatto che l'esercizio mi chiede per quali valori della x la frazione ha un determinato segno, in questo caso positivo, è una cosa che considero a tabella finita. Prima costruisco la tabella dei segni, cioè mi preoccupo di sapere qual è il segno della frazione per qualsiasi x, al variare della x. E dopo mi chiedo cosa voleva l'esercizio.
Quindi andiamo a studiare il segno del numeratore. Quando è che x alla seconda meno 3x è per esempio positivo o uguale a 0? Qui è sufficiente fattorizzare, quindi raccolgo la x, ho due fattori x e x meno 3 e quindi studio il segno di ciascuno dei due. Il fattore x è positivo quando è positivo, quindi ho solo x, quindi è più semplice di così, si muore. Il secondo, x meno 3, è positivo se x è più grande di 3, in particolare x meno 3 è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 3. Quindi adesso ho informazione sul segno di ciascuno dei due fattori del numeratore. Ok? E me li tengo buoni. Se voglio fare una sola tabella, posso passare direttamente a studiare il segno del denominatore, x alla seconda meno 4, che è un prodotto notevole, una differenza di quadrati. Quindi lo scompongo direttamente in x meno 2 per x più 2 e studio il segno di ciascuno dei due fattori. Anche qui, se mi accorgo che è un prodotto notevole, non serve che utilizzo il delta, non lo scompongo direttamente. X meno 2 maggiore di 0 per x maggiore di 2, x più 2 maggiore di 0 per x maggiore di 2. Attenzione! Quando studio il segno del denominatore, è sempre bene ricordarsi che il denominatore non può mai essere 0, quindi qui metterò maggiore di 0, non l'uguale. In nessun caso ho un'espressione che ha senso se ho un denominatore che fa 0. Quindi evito di mettere maggiore o uguale a 0. D'accordo? Quindi ripeto, abbiamo scomposto il denominatore, che è un prodotto notevole, abbiamo i due fattori x meno 2 e x più 2, ne studiamo il segno, x meno 2 è maggiore di 0 se x è maggiore di 2, x più 2 è maggiore di 0 se x è maggiore di meno 2. Ok? Adesso possiamo andare a costruire un'unica tabella con i segni di tutti i fattori. Quindi fino adesso abbiamo visto che, data la nostra disequazione fratta, abbiamo scomposto sia il numeratore che il denominatore in altrettanti fattori, due ciascuno, e andiamo a vedere qual è il segno di ciascuno di questi, x, x meno 3, x meno 2, x più 2, e li riportiamo nella stessa tabella. Sulla retta orizzontale che sta in alto, che sono i valori della x, e riporto tutti i valori notevoli che abbiamo trovato, cioè 0, 3 per il numeratore e 2 e meno 2 per il denominatore. Quindi avrò meno 2, 0, 2 e 3. Andiamo a considerare il numeratore, che è fatto da due fattori, x e x meno 3. Sono quelli che intervengono in questa disequazione, quando vai a studiare il segno di ogni fattore, quelli che trovi qui. Quelli per capirci in cui succede qualcosa. In 0 succede qualcosa? Sì, perché il fattore x cambia segno in 0. Ok? Attenzione a non riportare valori che non hanno alcun effetto sui fattori che abbiamo ottenuto. Dopo magari vedremo un esempio. Ripeto, il numeratore in questo caso è scomposto nel fattore x e x meno 3 e vediamo i loro segni. X ha il segno di x, quindi è positivo a destra dello 0, negativo a sinistra e si annulla in 0. X meno 3 è positivo a destra di 3 e ed è negativo a sinistra e si annulla in 0. Poi al denominatore abbiamo x meno 2 che è positivo a destra di 2, negativo a sinistra, in 2 si annulla e questo è vietato perché rende la frazione privo di senso, quindi qui metto una crocetta, non il tondino. X più 2 è positivo a destra di meno 2 e negativo a sinistra e in meno 2 si annulla, quindi anche qui, essendo valore vietato, va messo il tondino e la crocetta, scusate. E adesso confrontiamo i segni. Meno per meno fa più, diviso meno fa meno, diviso meno ancora fa più. In generale, se ho tanti fattori, un numero pari di meno fa più, un numero dispari di meno fa meno. Se volete una regola un po' più semplice, no? Quindi a sinistra di meno 2 la nostra frazione è positiva, ha un segno più. In meno 2 si annulla il denominatore, quindi questo è un valore vietato, non sarà mai soluzione. Quindi metto anche qui una crocetta oppure si può anche mettere un non esiste,
in corrispondenza di meno 2 la frazione non è calcolabile. D'accordo? Tra meno 2 e 0 ho 3 meno e 1 più, che fa meno. In 0 si annulla il numeratore, quindi la frazione è nulla. Tra 0 e 2 ho un numero pari di meno, quindi la frazione è positiva. In 2 si annulla il denominatore, anche in questo caso la frazione non esiste, quindi questo valore è vietato. Tra 2 e 3 ho un solo meno, quindi la frazione è negativa. In 3 si annulla il numeratore, quindi la frazione è nulla. A destra di 3 ho tutto più, quindi la frazione è positiva. Finita la tabella, vado a vedere qual era la richiesta originaria. La frazione doveva essere positiva, maggiore di 0. Quindi vado a cerchiare tutti i segni più. Quindi la soluzione dell'esercizio è che la frazione è maggiore di 0 se x è, scusate, minore di meno 2 in questa regione, eccolo qui, compreso tra 0 e 2, questo intervallo, oppure ancora maggiore di 3. Ho tre intervalli. Se avessi avuto la richiesta quando è che la frazione è negativa, avrei cerchiato i meni, quindi tra meno 2 e 0 e tra 2 e 3. Dimmi, cara. Quando sì? Nei valori che annullano il denominatore e quindi non saranno mai soluzioni. Che significa questo? Se avessi qui avuto qui maggiore o uguale a 0, ok? Allora il valore 0 sarebbe stato soluzione e anche il 3, quindi avrei dovuto mettere l'uguale in questo punto e in questo, ma non in 2 e non in meno 2, perché 2 e meno 2 annullano il denominatore, quindi non sono mai soluzioni, in nessun caso. Più che abbia maggiore e basta, oppure maggiore o uguale. Perché un numero che annulla il denominatore non potrà mai essere soluzione, perché per quel valore la frazione è non calcolabile, in quanto ha un denominatore nullo. Se non è calcolabile non ha neanche un segno, non è un numero. Ok? Altre domande? Vediamo se ce n'è un altro. Sì, ce n'è un altro ancora. Facciamo anche questo. Qui abbiamo un'altra frazione, scusami, un'altra disequazione fratta, il numeratore meno x alla seconda più 3x meno 2 fratto 4x, e l'esercizio chiede quando è che questa frazione è minore o uguale a 0. Quindi l'esercizio si presenta già in forma normale, la disequazione prevede, mostra già un'unica frazione a sinistra e 0 a destra, quindi è in forma standard. Possiamo già procedere allo studio del segno del numeratore e del denominatore. Per fortuna nostra, prego. In quello in cui ho diverse frazioni a sinistra e a destra non ho 0. In quel caso devo spostare tutto a sinistra, sommare le frazioni in modo tale da averne una sola per ridurmi ad avere un'unica frazione a sinistra e 0 a destra. Ok? Nel far questo, normalmente il segno della disequazione non cambia, rimane invariato. È bene tenerlo invariato. D'accordo? Magari prendiamo un esempio. Andiamo a vedere il numeratore. Qui attenzione, ho una a negativa. A vale meno 1. B è 3 e C è meno 2. Calcoliamo il delta. Il delta B alla seconda meno 4AC, quindi B alla seconda 9. Meno 4 per meno 1 per meno 2 fa meno 8, quindi il delta vale 1. Il trinomio è scomponibile. Andiamo a calcolare x1, x2, meno B più o meno radice di delta diviso 2A e otteniamo meno 3 più o meno 1 diviso meno 2. Quindi le due
valori in cui il trinomio al numeratore si annulla sono 1 e 2. Ok? Più 1 e più 2. Quindi se lo interpreto per esempio in modo grafico, avrò la mia parabola che interseca l'asse delle x in 1 e 2, ha una concavità negativa perché ha il meno 1, okay? E quindi tra 1 e 2 ha un segno più, a sinistra di 1 e a destra di 2 ha un segno negativo. Quindi il segno del nostro numeratore, meno x alla seconda più 3x meno 2, è positivo se x è compreso tra 1 e 2, si annulla in 1 e in 2 ed è negativo all'esterno, perché la concavità della parabola è verso il basso. Sul basso perché ha Perché A è meno 1. una cosa c'era una tabella. Certo, era solo per mostrarvi come si procede se uno vuole usare il metodo grafico anche con le disequazioni fratte. Attenzione, se vado a fattorizzare, cioè se uso il metodo grafico, quando fattorizzo il trinomio non posso dimenticarmi di A che è meno 1, devo mettere anche il valore di A. Se A è più 1, che io lo metta o non lo metta, non cambia niente. Ma se A è meno 1, non posso trascurarlo. Dopodiché il denominatore è facile perché è un unico monomio, 4x, che ovviamente è positivo se x è positivo. Basta qua dividere per 4 e abbiamo subito la soluzione. Quindi andiamo a riportare questi risultati nella tabella. Quindi qui abbiamo tre valori notevoli, lo 0, dove il denominatore cambia segno, e 1 e 2, dove il numeratore cambia segno. Il numeratore, meno x alla seconda più 3x meno 2, è positivo tra 0 e 2, quindi tra 1 e 2, scusatemi, quindi in questo intervallo, è negativo a sinistra di 1 e a destra di 2, e si annulla in 1 e in 2. Il denominatore 4x è positivo a destra di 0, negativo a sinistra, si annulla in 0, quindi questo è un valore vietato, perché è un denominatore. Attenzione, se uso il metodo grafico, per il numeratore avrò un'unica riga, non ne avrò due, perché non ho fattorizzato il numeratore. Il numeratore è un'unica espressione. Ok, attenzione, torniamo all'esercizio di prima. Se ho usato il metodo grafico, il numeratore conterrà due fattori, due parti, e ognuno avrà la sua riga di segni. Se invece ho usato il metodo grafico per studiare il segno del numeratore, okay, il numeratore ha quel suo segno in questo intervallo, quindi avrò un'unica riga, ne avrò due. D'accordo? Fatta la tabella, confrontiamo i segni. A sinistra di 0 ho due meni, quindi ho un più, la frazione è positiva. In 0 si annulla il denominatore, quindi questo valore è vietato, mettiamoci qui un non esiste. In 1, cioè, scusate, tra 0 e 1 il numeratore è negativo, il denominatore è positivo, quindi la frazione è negativa. In 1 annullo il numeratore, il denominatore invece è positivo, per cui la frazione è nulla. Tra 1 e 2 il numeratore e il denominatore sono entrambi positivi. Okay? In 2 si annulla il numeratore, quindi la frazione è nulla. A destra di 2 ho il numeratore negativo, il denominatore positivo, la frazione negativa. Di conseguenza, dato che la richiesta era quando è che la frazione è minore o uguale a 0, avrò come intervallo soluzione tutti i numeri tra 0 e 1 in questa regione, in questo intervallo, quindi 0 minore di x minore di 1, oppure quelli maggiori di 2, x maggiore di 2. Siccome qui c'è un minore o uguale, prendo come soluzioni anche i numeri che annullano la frazione, ma non il denominatore. Quindi sono soluzioni l'1, il 2, ma non lo 0, l'uguale non c'è. Prego? Perché 1 annulla il numeratore, quindi è soluzione, perché rende questa frazione uguale a 0. Quindi 1 è soluzione. Eccolo qui. Qui c'è minore o uguale, l'1 annulla il numeratore, quindi è soluzione. Qui c'è uno 0. Questo.
Dove c'è la crocetta significa che questo numero rende la frazione non calcolabile. Qui la frazione non esiste, perché devo dividere per zero. In zero il numeratore è negativo. Un numero negativo diviso zero non dà nessun risultato. Algebricamente è incalcolabile. Non è un numero, quindi non ha un segno. Ok? Invece 1 annulla il numeratore, quindi 1 diviso un numero positivo fa 0. Cioè, scusami, 0, perché la frazione, il numeratore in 1 è nullo, l'abbiamo visto prima. Il numeratore è nullo anche in 2. Se x è 2, questa espressione vale 0. Se x è 1, questa espressione vale 0. 0 diviso un numero positivo fa 0. 0 diviso un numero positivo fa 0. Siccome l'esercizio mi chiede quando è che questa espressione è sia negativa, mi va bene, che nulla, allora sono soluzioni anche i valori della x che rendono 0 la frazione, nella fattispecie l'1 e il 2, ma non lo 0. Il valore di x 0 non è accettabile come soluzione perché rende incalcolabile la frazione, non la rende nulla, la rende non calcolabile, perché annulla il denominatore. Tutto ciò che annulla il denominatore non può mai essere preso come soluzione. Se qui ci fosse stato solo minore di 0, avrei avuto un minore qui e un maggiore qui, senza l'uguale. Siccome c'è minore o uguale a 0, prendo come soluzione anche i numeri che annullano la frazione, in particolare appunto l'1 e il 2, ma non lo 0. Avremmo avuto due, vediamo se c'è, ma possiamo anche farlo. Usiamo il metodo analitico o algebrico se preferite, per fare lo stesso esercizio. Adesso non serve che ripeto tutto, no? Allora, il numeratore meno x alla seconda più 3x meno 2, dato che ha un delta che vale 1 e quindi x1 e x2 sono 1 e 2. Il trinomio ax alla seconda più bx più c si può scomporre in a per x meno x1 per x meno x2. Ok? Quindi qui devo andare a sostituire ad a meno 1 ax1 1 e ax2 2. Quindi qui devo mettere meno 1, 1 e 2. Qui a vale meno 1. Quindi meno x alla seconda più 3x meno 2 lo scompongo in meno 1 per x meno 1 per x meno 2. E qui attenzione, ho il fattore a che non è un fattore trascurabile, non posso ignorare il fatto che qui c'è meno 1. Questo è minore di 0 qualunque sia x. Quindi qui ho tre fattori. A che vale meno 1 che è negativo qualunque sia x perché in a x non c'è. Poi ho x meno 1 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 1. Basta spostare meno 1 a destra. Poi ho x meno 2 che è maggiore o uguale a 0 se x è maggiore o uguale a 2. E questo è il nostro numeratore. Il denominatore l'avevamo già visto, 4x è maggiore di 0 se x è maggiore di 0. E siamo pronti per fare la tabella. Questo sono il valore della x, i valori notevoli sono 0, 1. Fatemelo distanziare un poco di più che abbiamo più spazio. 1 e 2. Ok, quindi al numeratore cosa c'è? C'è il fattore a che è meno 1 che è negativo dappertutto. Meno 1 è sempre negativo, non dipende da x. Poi ho x meno 1.
che è positivo a destra di 1, negativo a sinistra, quindi qui ho più, qui ho meno e qui si annulla. E infine x meno 2, che è positivo a destra di 2, è negativo a sinistra, e in 2 si annulla. E poi il nostro denominatore, che è 4x, che è positivo a destra di 0, negativo a sinistra, in 0 si annulla, ma essendo un denominatore questo numero è vietato, non potrà mai essere soluzione, ripeto. Quindi a sinistra di 0 abbiamo 4 volte meno, che fa più. In 0 la frazione non esiste perché si annulla il denominatore, tra 0 e 1 ho 3 volte meno, che fa meno. In 1 si annulla il numeratore, quindi la frazione si annulla. Tra 1 e 2 ho 2 volte meno, che fa più. In 2 di nuovo la frazione si annulla perché si annulla il numeratore. E a destra di 2 ho una volta meno, che fa meno. La nostra frazione chiedeva quando è che il valore della frazione è negativo o minore di 0. Quindi sono soluzioni questo intervallo e questo, con presi i numeri, i punti dove la frazione è nulla, cioè l'1 e il 2, nella fattispecie. Quindi le soluzioni sono 0 minore di x minore o uguale a 1, oppure x maggiore o uguale a 2, che è identico a quello che abbiamo trovato con l'altra strada. Guai se non fosse così. Attenzione all'importanza di A. Se non metto A, cambio tutti i segni. Certo. Perché nella legge di scomposizione il fattore A è essenziale. Dimmi. Prego. Secondo me, poi ognuno sceglie la strada che preferisce, il metodo grafico in generale può andare bene se ho un'equazione, disequazione intera. Se ho una fratta è preferibile la scomposizione, perché mi permette di fare una tabella sola. Ok? Vorrei provare a proporvi ancora un esercizio, vediamo se ce la facciamo, ditemi quando siete pronti, in cui ci può essere una situazione in cui qualche volta qualche persona può trovarsi in dubbio, ecco, in difficoltà. Sì? Allora, per convenzione, non tutti la vedono in questo modo, ma bisogna individuare quali sono i valori della x che annullano la frazione e quali la rendono non calcolabile. Ok? Allora, secondo me, un tondino che ricorda lo 0 è utile per dire lì la frazione è nulla. E invece la crocetta, oppure non esiste ancora meglio, mi ricorda il fatto che in corrispondenza a quel numero lì, la frazione non posso calcolarla. Allora, se... fammi scrivere in sintetico. Se l'esercizio era la mia frazione, quindi numeratore fratto denominatore, che ne so in questo caso era minore o uguale a 0, okay, questo significa, guarda che mi vanno bene tutte le x che rendono questo rapporto negativo o nullo. Il negativo l'ho già segnato. Il nullo dov'è? Il nullo è dove c'è il tondino, c'è lo 0. Quindi prendo per buoni anche i numeri in corrispondenza di questo simbolo e di questo, ma non di questo. Perché? Perché qui la frazione non è nulla, è nullo solo il denominatore. E quindi la frazione non è calcolabile. Ed è bene avere un modo per distinguere questo, perché sennò sarei tentato di mettere anche lo 0 come soluzione. Invece non è così. Perché è fratta, non è intera. Se fosse intera, tutti i numeri che rendono 0 uno o più fattori possono andare bene come soluzione, se ho maggiore o uguale a 0 o minore o uguale a 0, ma non è così nel caso delle
disequazioni fratte, perché ahimè i denominatori non devono mai essere nulli. Se invece qui avessi avuto solo minore di 0, non mettevo l'uguale da nessuna parte. In quel caso era più facile, perché la richiesta era frazione strettamente negativa, non nulla. Quindi mi va bene solo il meno. Sono domande? Vediamo anche questo. È un altro esercizio. Immaginate di dover svolgere questo esercizio. La disequazione fratta, ok. Al numeratore, che ne so, x alla seconda più 2x più 5. Al denominatore x alla seconda meno 4x, e vogliamo che sia maggiore o uguale a 0. Ok? La disequazione è già in forma normale, andiamo a occuparci del numeratore e del denominatore. Il numeratore è x alla seconda più 2x più 5. Andiamo a vedere che segno ha. Qui ho a piccolo che vale 1, b che vale più 2 e c che vale più 5. Il delta, b alla seconda meno 4ac, è 2 alla seconda che fa 4, meno 4ac, che quindi viene meno 4 per 1 per 5 fa meno 20. Quindi questo è meno 16, che è negativo. Non posso scomporre il numeratore. Tuttavia, vedo che a è maggiore di 0, quindi il trinomio, quindi x alla seconda più 2x più 5, è sempre il segno di a, quindi è maggiore di 0 qualunque sia x. Perché non si annulla mai, e ha sempre il segno del coefficiente della x alla seconda. Ok? Graficamente sarebbe come dire, la mia parabola è fatta così. La concavità verso l'alto non interseca l'asse delle x, quindi qui la y è maggiore di 0 qualunque sia x. Il denominatore, tutto chiaro fin qui. Quindi qui non posso scomporre questo trinomio. Però è più facile, okay? Lungi dall'essere più difficile, è più facile perché devo fare molti meno calcoli. Una volta che so che il delta è negativo, non posso scomporre il numeratore, perché non esistono né x1 né x2. Quindi come faccio a sapere che segno ha il numeratore? Beh, guardo la a. Se A è positivo, significa che questa espressione è positiva qualunque sia x. È strettamente positiva, cioè non si annulla proprio mai. È sempre più. Per il denominatore la cosa è ancora più facile, cioè un pochino facile. Era x alla seconda meno 4x. Qui ci chiediamo quando questo è positivo. Non metto l'uguale a 0 perché è un denominatore. Raccolgo la x, ho i due fattori, il primo fattore è x che è positivo quando x è positivo, va da sé, poi ho x meno 4 che è positivo se x è maggiore di 4. Ok, quindi qui attenzione, siamo pronti per la tabella, attenzione, quali sono i valori notevoli da portare in tabella? Il numeratore non ha nessun valore notevole perché ha lo stesso segno indipendentemente da x. Quindi non c'è nessun valore della x che fa cambiare segno al numeratore. Quindi il numeratore in questo caso, avendo sempre lo stesso segno, non comporta nessun valore notevole sull'asse delle x, perché il suo segno è sempre lo stesso. Gli unici valori da riportare sono lo 0 e il 4, dove il denominatore cambia segno. Quindi andiamo a scrivere la tabella. Ho
quindi riporto lo 0 e il 4. Il numeratore, cioè x alla seconda più 2x più 5, è sempre positivo, abbiamo visto, quindi ho più dappertutto, indipendentemente da x, perché ha un delta negativo e ha una a positiva. Il denominatore, che è fatto di due fattori, x e x meno 4, allora x è positivo a destra di 0, quindi più, qui meno e qui niente perché annulla il denominatore. X meno 4 è positivo a destra di 4, quindi più, meno, qui non esiste perché annullerebbe il denominatore, quindi in definitiva abbiamo tre intervalli a sinistra di 0. Ho più diviso più che fa più. In 0 questa espressione non esiste. Tra 0 e 4 ho un solo meno, quindi la frazione è negativa. A destra di 4 ho più e in 4 la frazione non esiste perché si annulla il denominatore. Quindi se la richiesta era quando è che questa frazione è maggiore o uguale a 0, la risposta è per x minore di 0 oppure maggiore di 4. Né 0 né 4 sono soluzioni, attenzione, perché annullano il denominatore. Anche se la richiesta è numeratore fratto denominatore maggiore o uguale a 0, questo uguale non produce nessun uguale né qui né qui, perché lo 0 e il 4 annullano il denominatore, non la frazione. E in nessun caso un numero che annulla il denominatore può essere preso come soluzione in una disequazione. Ok? Tutto chiaro? Ci sono domande? Stavo pensando se mi viene in mente qualche altro esempio. Ok, spero di essere stato chiaro. Provate a rifare gli esercizi e se avete difficoltà mi dite. Qualche volta trovate qualche libro dove anziché mettere il pallino aperto, lo zero, o non esiste, mettere un pallino pieno o un pallino vuoto. Questo secondo me è preferibile mettere un pallino tondo che ti ricorda lo zero, oppure non esiste che dice esplicitamente guarda quello lì non va bene. Qualche volta i libri mettono il tondino aperto o il tondino con il pieno, insomma, fatto così per capirci. Mettere un pallino aperto oppure uno tondo, dove uno dei due vuol dire che va bene e l'altro vuol dire che non esiste. Io preferisco lo zero o il non esiste. Secondo me è più chiaro. Ok, ci fermiamo qua.